Filippo troverà Natanaele, dove gli racconta che hanno trovato il Messia. La sua risposta ci fa comprendere, cioè, che non poteva venire niente di buono da Nazaret. Possiamo anche dedurre dal suo atteggiamento che nei confronti di quelli di Nazaret lui ebbe un pregiudizio. Li conosciamo i pregiudizi, vero? Quelli che noi esprimiamo con una certa tranquillità, certezza, pensiamo che le cose stanno in un certo modo e diciamo: io ho capito tutto, non ho bisogno di nient'altro. E chi ci scrolla da quel pregiudizio? Lasciamo che sia il Signore a giudicare ogni cosa. I farisei ne facevano un vanto della loro profonda conoscenza. Cercavano di osservare puntigliosamente non solo le cose che erano scritte nella legge, ma addirittura anche le cose che avevano tramandato per tradizione. E pensavano così di compiacere Dio, e pensavano così di offrire a Dio l'adorazione, la preghiera, ma le cose non stanno così. Natanaele ha bisogno di un incontro personale con Gesù. E davanti a quella risposta di Natanaele, Filippo semplicemente gli dice: vieni e vedi. E io credo che da questo dovremmo davvero imparare a testimoniare di Cristo e a evangelizzare. Noi dobbiamo chiamare le anime e portarle a Cristo. Bastano poche parole, un invito sincero, accompagnato da una sincera preghiera. E questo deve essere il nostro modo di parlare di Cristo, di testimoniare di Lui. Filippo non intrattiene un lungo dibattito. Vieni e vedi. C'erano dei pregiudizi in Natanaele, ma vennero smontati con una sola frase di Gesù. Quanto è potente la parola di Cristo, che rivela la sua grandezza. Sapete, sì, Natanaele viene a sapere addirittura che Gesù sa quello che lui aveva fatto di nascosto, o era in quel momento nascosto davanti agli altri. Quindi questo gli dà la convinzione che colui che gli sta parlando è sicuramente una persona straordinaria. Ma Gesù dirà a Natanaele: tu hai creduto perché ti ho rivelato qualcosa che è di nascosto, ma vedrai cose maggiori di queste. Mettiamo da parte ogni pregiudizio, siamo tutti uguali, perché tutti abbiamo avuto bisogno della grazia di Cristo per essere salvati.